Expo Vending Sud 2019, ci troviamo allo stand di Eurofood SRL e siamo nel corner dedicato a Bianchi Industry con il marchio Bianchi Vending. Siamo in compagnia di Angelo Maria Trapletti, responsabile commerciale per Sicilia, ma non solo, anche Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e quanto altro. Buongiorno, buongiorno Angelo. Buongiorno Fabio, grazie per questa opportunità di poter stare qui di fronte a tutti i followers del Vending per parlare un pochettino di questa esposizione, di questa Expo Vending Sud, che è la prima edizione a cui io partecipo personalmente, ma comunque è un'esposizione che sta prendendo sempre più piede e dà la possibilità ai gestori, con poi il tutto l'entourage che gira, di essere sempre informati su quei prodotti e quelle novità che vengono presentate ogni anno in tutte le fiere del mondo, ma anche qui in Sicilia, dove comunque il vending è molto sentito e molto sfruttato. Il nostro ruolo è proprio quello di informare tutti coloro che viceversa non sono riusciti a venire qui a Catania per visitare questa mostra biennale Expo Vending Sud. E dunque alle nostre spalle c'è il prodotto di cui volevi parlare esattamente in un minuto. Che cos'è? Allora, il prodotto alle nostre spalle è la Lei 250, è un prodotto che abbiamo presentato già alla fiera su a Milano, appunto a Venditalia, e nonché a tutte le altre fiere a cui siamo presenti. È una tabletop che presenta una capacità di 250 bicchieri e l'opportunità di offrire al consumatore, quindi al cliente finale, dei prodotti comunque di eccellenza, con il nostro gruppo caffè che ci contraddistingue su tutta la gamma, dalle 250 bicchieri, appunto, quindi la più piccolina delle automatiche, ai 1000 bicchieri con le macchine delle two cups, comunque in spazi molto ridotti, perché ci troviamo di fronte a una macchina da 80 cm per 50 cm che può essere sfruttata anche su una scrivania o non solo con il mobiletto, in quanto la novità di quest'anno è che la Rendi Resto può essere introdotta già direttamente in macchina, quindi abbiamo recuperato lo spazio per far sì che le persone siano più comode a ritirare il resto e avere comunque nella macchina tutto quello che c'è bisogno per concludere la vendita, nonché le nostre pulsantiere, quindi abbiamo la versione easy, come in questo caso con le etichette a membrana, la versione smart con le etichette retroilluminate e il touch, che oramai sta contraddistinguendo tutto il settore del vending, con la possibilità di comunicare quello che poi sono i prodotti e il marchio del gestore che va a offrire questo servizio, perché bisogna ricordarsi che è importantissimo comunicare al cliente finale, che spesso e volentieri non sa l'importanza, il lavoro, la fatica che un gestore ci mette ad offrire questo tipo di servizio. Con una comunicazione così diretta, d'impatto, si va a valorizzare quello che è un settore che è sempre stato molto preso di mira dal mercato, dal discorso del legislativo. Non tutti sanno poi effettivamente quanto lavoro e quanta fatica c'è. Ecco, noi con Vending TV e VendingNews.it nel corso degli ultimi 9 anni abbiamo cercato di dare tanta visibilità a quello che è lo sforzo, il sacrificio posto dal gestore proprio nello svolgere la sua professione, il suo servizio. Riepiloghiamo velocemente però quello che occorre sapere di questa macchina: 250 bicchieri, quante campane, quanti serbatoi? Abbiamo una campana di caffè con una quantità di caffè che va dai 2,5 kg ai 3, con la possibilità di avere cioccolata, latte e una scatola dissolubile aggiuntiva o per il decaffeinato, il ginseng o quella che appunto è poi la necessità e i gusti del cliente finale, nonché la scatola dello zucchero. Abbiamo la palettiera automatizzata, i bicchieri automatizzati, abbiamo visto questa bella novità di quest'anno del bicchiere in fibra di legno che sta andando molto per il discorso ecologico e quindi è importante anche sulla sostenibilità essere in linea con quelle che sono poi le necessità e il rapporto sul mercato. Voi siete partner di Eurofood SRL qui in Sicilia, l'indirizzo a cui poter scrivere è appunto info@eurofoodsrl.it. Ci siamo detti tutto, Angelo. Tutto Fabio, io ti ringrazio ancora per questa grande opportunità e saluto tutti quanti i vostri appunto fan. E che dire, alla prossima volta. Alla prossima volta, grazie per la disponibilità. Arrivederci, salve a tutti.